E rimaniamo ancora a parlare di questa tragedia dei migranti che arrivano a Lampedusa. Per molti di loro, dopo l'odissea del viaggio, in realtà in Italia non c'è alcun futuro. Matteo Parlato allora è andato a Colle Oppio, a Roma, dove nei giardini a due passi dal Colosseo si celano i giacigli di molti di questi stranieri. Vediamo. Un parco nel centro di Roma, frequentato da romani e da turisti. Tra le rovine delle terme di Traiano e sotto gli alberi, giacigli di fortuna segnalano altri ospiti. Due mondi paralleli, uno legale, l'altro semiclandestino, con persone che non vogliono apparire sia per la legge che per dignità personale. Parliamo con un senegalese, ci racconta che faceva il sarto in Libia e che nell'agosto del 2011, durante la guerra, è stato derubato di tutto e caricato con la forza su un barcone diretto a Lampedusa e poi a tappe fino a Roma. Voi ci trovavate? Sì, lavoravo in Libia. Guadagnavo bene. Davo da mangiare alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei figli. Ora guardami adesso. Guarda. Come vedi il tuo futuro? Ora non vedo niente. Non c'è niente da vedere. Che vorresti fare? Vorresti tornare a casa? Perché no? È meglio di qui. Sei mio che si là-bas. Ma certo che è meglio.